uccellini d'India non amano stare da soli. In natura vivono infatti in gruppi che arrivano fino a 20 componenti. Per questo chi decide di prendere un roditore come animale domestico non può assolutamente allevare un porcellino d'India da solo. Ma cosa succede se si desidera ampliare il gruppo di porcellini d'India? L'introduzione di un nuovo porcellino d'India risulta più facile quando gli animali sono ancora piccoli. Ma anche da adulti riescono a socializzare. Con le giuste accortezze, anche gli estranei possono diventare amici. Un gruppo formato solo da maschi è perfetto, almeno finché non ci saranno femmine nei paraggi. I gruppi misti sono difficili, ma possono funzionare bene quando c'è un solo maschio con più femmine. Anche tra le femmine esiste una gerarchia che all'inizio deve essere stabilita. Dopo però, nella maggior parte dei casi, la convivenza procede tranquillamente. La combinazione di maschi e femmine funziona bene. Se però non si desiderano ulteriori cuccioli, occorre che tutti gli animali siano sterilizzati. Se si desidera far abituare un porcellino d'India ad un altro animale o a un gruppo, quel che conta è il carattere dell'animale. Anche la differenza di razza non crea problemi. Affinché l'allevamento abbia successo, il primo contatto tra i porcellini d'India dovrebbe avvenire su un terreno neutrale.